Ok, cioè su questo allora, punto può partire con DJ, okay, Jigglypuff, quindi Jigglypuff è qua, è l'angolo, con il secondo rosso. Oh, no, non è più tutto, non è fiore rosso, ok. E si parte. Io non commento, che faccio schifo. No, dai, non posso commentare, aspetta, dico due o tre cose. Allora arriva qualcuno. Vabbè, GXLMS non so bene. Non so bene se fanno. Ma niente. No, niente porta con check. Fanno. Parte subito. Fanno winner semis check. Non è che fanno niente. Vabbè. Ok, ok. Allora. Simone G. Vediamo. Cosa pensi di questo WhatsApp? Boh, mi sa che fa un po' fatica ci si posso. Sì, cosa che volevo dire? Su con speed va Nair. Perché fa molto fatica. Mi sa che sì. Perché c'è una bella spadona. Grazie. Grazie. Oh, se ne andati. Quindi il studio d'arrivo? No. Allora. Eh sì, muore. Ok. Pesato di scintura? Non avrei mai commesso. Vabbè, comunque nonostante il matchup non sia favorevole per Jigglypuff a mio parere, che... non so chi è due lì. Non penso lì, però Flash in sentita Lorenzo mi sa che è abbastanza buono, No, più che altro penso che pur non essendo il matchup favorevole per Jigglypuff Lorenzo comunque un giocatore molto capace, penso che potrà regalarci comunque spettacolo, ecco. Ovviamente dovrà giocare molto pazientemente. Gioca sempre perché con la consapevolezza che se mette lo smash appunto scoppia 70. Ma anche prima scoppia tra 60 mi sa. Il range di Shulk non aiuta sinceramente la situazione. Lorenzo è messo veramente alle strette. Oh, sì. Qui ottimo edge da poco. Credo non sia la prima volta che gioco, non so, non hanno giocato al torneo così smore. Non hanno giocato, vabbè. E qui prende la stocca 180. Con contatto sudore tante pene ne deve prendere un po' di il vantaggio di Gix è davvero abissale, c'è una stock intera di vantaggio se non di più, Con Gigli Proffin si scopre sempre puntate come un mezzo in meno praticamente da cosa vorrebbe sì. Presto si può scimmiare sempre questo shield qua quanto può essere utile. Potrebbe anche essere la tua rovina, possibilmente, contro Jigglypuff, Vabbè, se ti butto un fade e non la togli, sì. Però dico, a livello però... di combo breaker, ci sono combo che... a cui posso scappare, tipo, non so, a per... resto, con shield o no? Non... sai che non lo so, sarebbe da chiedere dopo ai giocatori. Ma... è stato inutile, no? Infatti, mi dimenticherò subito dopo questo lancio. Nel frattempo Lorenzo continua a farsi valere ogni volta che fa il segno ad ogni modo comunque Gips sa gestire molto bene le monate. Non vorrei che sia andato l'ha toccato e scoppiato via con me sciato ben due. Non vorrei che ho voluto dare il Gips per simile mishato di experience, non lo so, meno 3 anche essere, ma secondo Lorenzo diciamo una 3 meno 3 di 3 pound è tra i peggiori secondo comunque vanno su base in generale, penso che Lorenzo ci ha fatto valere molto sì oddio c'è sempre di due stock però sì, no in realtà possiamo dire più perché il match dura tanto essendo che se non è un match perfetto esatto comunque lo ha fatto faticare possiamo dire questo assolutamente però ok vediamo se
Lorenzo Cambio, se potrebbe essere un altro Luigi, non lo vedo in Brasile un sacco io, devo dire. Anch'io sinceramente, no, non so sempre nemmeno un po' in Brasile. Io sì, è l'ultima parte. Non so, non ho idea. Questo cambio, cioè, è sempre un face molto lento, ma comunque Luigi è. Devi, cioè, la Jitz, dal suo punto di vista devi tenerlo lontano sempre. E un altro Luigi che ha un po' di difficoltà a entrare con spadone. Però ecco, parlo spesso di questa cosa, che Lorenzo è davvero un avversario temibile, perché non sai mai cosa potrà tirarti ciò. Un miliardo di PG è davvero assurdo. Ecco, io Luigi non me lo sarei mai, no, non mi sarei mai scommesso. Aspettavo magari il Wolf di nuovo come prima o... può essere. Oh, non aveva saletto, ha fatto Serie B senza salto e... era spaventato GC Sella. No! No! Si è beccato un 30, 44 panic, panic zombie. Si è beccato un però fa di AI, non neanche se l'arma ne rage 1 3 perché può rage 4. Oh, no, era qui. Ma era proprio sicuro? È velocissimo questo video, ok, no, io pensavo. Oh, vabbè, è bastardissimo. È impossibile. Ecco, sì, a chi se non serve neanche uscire come chat, perché Fair ti prende così tanto sotto, non dico che carria, però... Se no avrebbe già fatto un addio bebè. Sì. Non anche andiamo. Se lo sta tenendo lontano, non lo sta facendo entrare. Sì, infatti Lorenzo non lo vedo mai suonare così tanto con Luigi come altri che ho visto, ma anche un palese, vabbè, anche Merigan per dire, lui sta un sacco a lì a suonarti e entra qui l'unica volta ti fa un bordello qua. Boh, ok, non serve troppo suonarlo, te devi cercare di entrare con qualità. Rottura era quando era ancora... Okay. Recupera da ovunque Luigi. Cioè, chi dice che la recovery di Luigi è brutta, mi sa che sbaglia un attimo. Eh sì. Misfire, era? Ora... No, non è la misfire. Era quello caricato, era quello caricato al massimo. Cioè, comunque è per smash che non figlia. Niente strano. Con una grab potrebbe portarsi mettere il dici intervante, però è stato fuori a sì, il management del monado di Jinx è incredibile. Qui perché almeno un knockback quando un troll quando avete basta è stato davvero davvero proprio bello e mi sa che è anche disattivata quindi con ha fatto un beat penso ha fatto sì. Buster ha fatto da throw disattivato penso di ci vediamo dopo e spero di tornare con qualità. Ma vediamo che non è senza botto ha fatto poi senso questo è il massimo di eloquenza che devi chiedere. Devo cambiare di nuovo il PC. Che palle. Dove è Wolf Rosa? Non so quale sia. Diciamo che è questo. No, non è questo. Oh. Ok, un altro io me lo posso guardare. Ha preso Wolf. Ha preso Wolf che io avrei risolto subito, ma non mi chiamo Lorenzo Mero. Forse sarebbe stato la scelta migliore, ma non sappiamo i meccanismi. Ha già perso uno scopo, comunque non so bene cosa è successo. Neanche io, perché me lo sono perso e stavo cambiando. Nei primi 30 secondi di vita. Termine tecnico, sì, per dire che sta battendo. Lo dico anche io, scusa. Però Lorenzo, insomma, comunque è molto più nella... Io non so.
però è molto più bilanciato il matchup, dato che comunque ecco, non puoi entrare e uccidere proprio no, 3 PGX è dovuto giocare contro 3 PG diversi, si è dovuto preparare il tutto. Perché non sai, sì, non sai mai che PG sei. Però ti stai giocando comunque di lineamento ogni volta. Uno qua è errore un pochino di Lorenzo, mi sei andato troppo in là. Ho cominciato troppo a guardare di quel 6 PG. Scendono i suoi libri, perché ho pensato forse no, sarà stato per impedire per farlo basso, non farlo basso apposta. Sì, probabilmente impedire impedire Edgar. Non spero che sia un dato proprio decente io penso che sia già molto molto forte sì, non un po' mentalista un po' in gola sì esatto la era una brutta oh throw adesso questo qua è cioè, stato brutto è dura Lorenzo la throw qua sicuro si può oh bene ok no 3-0 per Gix un set assurdo incredibile molto sicuro il torneo molto molto bravo Gix Lorenzo molto bravo a comunque a tenere